Ieri sera c'è stata una live stream degli sviluppatori di Anthem dove si è discusso di un po' di cose. Il fulcro della stream è stato naturalmente la prossima patch in arrivo, che dovrebbe essere una patch che mette a posto diverse cose, ma forse non tutte quelle che ci si aspettava. Questa patch non sarà la patch con i contenuti che farà partire il famoso primo atto di Anthem, ma sarà una patch, diciamo, ristorativa. Allora, partiamo dalle basi, quando esce. La prossima patch dovrebbe uscire il 12 di marzo, quindi martedì prossimo. Uso il condizionale perché anche loro hanno usato il condizionale e quindi può darsi che sia prima, ma può darsi anche che sia poco dopo. L'obiettivo è farla uscire il 12 e vedremo se ce la faranno. Come vi dicevo, in questa patch ci sono diversi fix, soprattutto tecnici. Gli sviluppatori hanno fatto luce finalmente sul problema che affligge la PlayStation 4. Dopo aver provveduto a fare i dovuti test, hanno constatato che in alcuni casi i crash del gioco su PlayStation 4 facevano spegnere la console, ma che non creava nessun problema nel riaccenderla manualmente. Certo, è comunque una cosa che non dovrebbe accadere sulle console, comunque su un gioco AAA. Ad ogni modo, la maggior parte dei crash che portano a questo problema dovrebbero essere risolti. Insieme a questi, naturalmente, non hanno lasciato le altre piattaforme indietro e dovrebbero aver sistemato anche tanti altri crash che avvenivano sia su Xbox che su PC. Finalmente metteranno a posto i drop come avevano già anticipato. I drop comuni e non comuni, quindi i bianchi e i verdi, verranno tolti dal loot pool una volta raggiunto il livello 30. Questo dovrebbe andare a modificare anche i drop rate dei mitici e dei leggendari, in teoria. Per questa cosa BioWare ha deciso di non andare ancora a modificare nulla. Nelle difficoltà Grandmaster 2 e Grandmaster 3 vogliono prima vedere come va con questo aggiornamento per monitorare la situazione e poi modificarla di conseguenza. Insomma, adotta la filosofia di un passetto alla volta, anche se non mi spiego come non possano fare i test internamente per capire le percentuali dei drop. Ad ogni modo, è già qualcosa. Proveremo noi direttamente se dopo la patch sarà più semplice prendere mitici o leggendari o se nulla sarà cambiato. A proposito delle difficoltà più alte, è stato apportato anche un cambiamento importante a livello dei potere dei nostri pezzi e di come viene scalata la nostra potenza. Ad oggi i danni del nostro corpo a corpo e delle nostre super viene scalato in base al nostro livello di potenza, perché non ci sono oggetti che fanno riferimento a questi due attributi. Il problema nasceva quando si andava a fare contenuti come Grandmaster 2 e Grandmaster 3, dove i nostri danni delle super e dei corpo a corpo non sembravano essere molto efficienti, soprattutto quando si parlava di Ranger con la super, che è una delle sue armi principali, o il corpo a corpo dell'Interceptor. Bene, con la patch hanno dato un'aggiustata anche a questo aspetto, innalzando il potere dei mitici e dei leggendari. Ora siamo abituati a vedere i mitici al 45 e i leggendari al 47, dalla prossima patch invece i mitici avranno un livello che si aggirerà intorno al 61, e i leggendari poco sopra, probabile che sia un 63. Questo non cambierà nulla le nostre difficoltà normali, ma gli sviluppatori avranno un maggior range di gestibilità per quanto riguarda i danni appena citati e noi dovremo essere più efficienti alle più alte difficoltà. Finalmente hanno messo il pulsante di partenza spedizione sempre fisso anche quando si è in solitaria per evitare di farsi tutta la strada per arrivare all'ostrale, il che dovrebbe rendere l'esperienza più lineare e veloce. Sempre nell'interfaccia utente è stata aggiunta la possibilità di far partire una roccaforte random, una specie di partita veloce, ma solo per le roccaforti. In seguito dovrebbero aggiungere ricompense specifiche per questa modalità. A proposito di partite veloci, hanno sistemato, a detta loro, tante delle attività che si buggavano all'interno delle partite veloci. Spesso accadeva che facendo la partita veloce, che praticamente ci faceva entrare in una partita qualsiasi dove mancava un membro della squadra, però la maggior parte delle volte il membro della squadra mancava o usciva perché la missione era buggata e quindi era difficile riuscire ad entrare in un'istanza funzionante. Con la patch dovrebbero aver risolto gran parte di questi problemi. Hanno reso più agile il colosso in alcune situazioni, quando si sbatteva o quando si riscaldava il colosso si perdeva alcuni secondi a sistemarsi prima di riprendere l'animazione e poteva essere un po' noiosa come cosa, quindi hanno tolto quei secondi e il colosso dovrebbe tornare a muoversi quasi subito. C'era un bug presente nel gioco che faceva comparire il messaggio che i server venivano spinti da lì a poco, anche quello sistemato. Sembrerebbe a posto anche il bug della super che risulta carica quando non lo è, il che personalmente è veramente fastidioso quasi quanto il bug dell'interfaccia della vita in alto, a sinistra, che cambia in base alla difficoltà che abbiamo scelto. Beh, c'è stato un dietro front stamattina dopo la stream di ieri, Ben Irving ha twittato dicendo che in realtà non è solo un bug dell'interfaccia che fa vedere più o meno vita del nostro strale, ma è un vero e proprio bug che cercheranno di risolvere, speriamo che riescano a metterlo all'interno della patch che uscirà appunto il 12.
La famosa mod dello Storm, che aveva un'iscrizione che dava un bonus dello 0%, è stato finalmente messa a posto, così come quel simpatico bug di alcune armi grigie che facevano un danno esagerato. Non valeva comunque la pena di essere usate perché mancavano dei perk che i mitici e leggendari hanno. Ad ogni modo, non era normale che facessero così male ed è stato fissato. Tutte queste cose dovrebbero arrivare quindi il 12 di marzo, quindi una bella patch di bug fix alle quali poi seguirà la patch del primo step dell'anno 1 in arrivo entro la fine del mese. Queste cose che ci hanno detto ieri sera non sono tutte quelle che ci saranno all'interno della patch. Dovrebbero esserci più o meno 300 fix da quanto hanno detto, ma le patch notes non sono ancora uscite, quindi le aspettiamo probabilmente il giorno dell'uscita. Ci sarà poco tempo il giorno dell'uscita per provare questa patch, perché il 12 saremo alle prese, sarò alle prese con il day one di The Division 1. Chissà se BioWare ha scelto un giorno a caso per far uscire questa patch. Ad ogni modo, era una patch necessaria perché alcuni di questi bug rovinavano decisamente l'esperienza di gioco e spero che riesca a risolvere la maggior parte dei problemi. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao.